Bella ragazzi, sono Fede, benvenuti nell'Accademia. Oggi lo spoiler è bollente perché parliamo dell'episodio 123 di Dragon Ball Super. Ahimè, in questo spoiler viene fuori che il buon Vegeta, se tu hai visto poi l'episodio precedente, o comunque sia hai visto il nostro spoiler precedente, andava a combattere Jiren, ebbene, viene sconfitto miseramente, prende proprio un sacco di pigne. Io adesso non lo so perché non ho ancora visto l'episodio, so proprio triste perché speravo perlomeno un minimo che il Vegeta facesse vedere chi è, e invece Jiren è troppo, forse troppo in generale, proprio troppo, troppo forte. Non so te, commenta, comunque sia fammi sapere, ma sto giro non è un po' esagerato? Cioè, dobbiamo spingere i personaggi dell'universo nostro, ormai lo chiamo così, a livelli proprio incredibili per raggiungere, per batterlo? Cioè, che cavoli, è proprio troppo forte. Ma abbiamo una piccola sorpresa, perché effettivamente in questo episodio vediamo Goku che va a combattere Jiren, prende il posto di Vegeta instant, velocissimamente proprio, e va subito a massima potenza. Cioè, non si, giustamente non puoi far il gaggio che fai, oh regà, io arrivo qua, mi fa due pizze, papà, aspetta, stavo solo al 50%, col cavolo, con Jiren devi menà subito e menà pure forte. Dico, va subito Super Saiyan Blue, che poi insomma siamo lì. Goku spacca veramente tutto. Vediamo che succede. Jiren, dobbiamo trovare una soluzione con te, eh? Dobbiamo fare qualcosa. Comunque, nel frattempo, il combattimento side è di C-17 e Gohan, che riescono a fermare Toppo. Riescono poi alla fine a bloccarlo. E C-17 lo blocca proprio fisicamente, lo ferma. E lo ordina poi a Gohan, che comunque sapete bene tutti quanti voi che c'ha un cuore buono. Ordina di eliminare Toppo, che è bloccato, e C-17 insieme allo stesso colpo. Gohan non ce la fa, esita e perde poi l'occasione che era data da C-17. Non si sa che cosa succederà, se effettivamente questa esitazione porterà a un esito, effettivamente esitazione esito positivo, oppure Toppo si riuscirà a liberare e spaccherà, farà fettine il deretano dei nostri amici. Non lo so, boh, vediamo. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e commenta appunto un pochino con le due teorie sotto di quello che sta succedendo, e perché Vegeta non ce la fa mai, soprattutto. Ne parleremo poi in futuro, sono sicuro che riuscirà a fare un video interessante, perché Vegeta è un personaggio a tutto tondo e forse uno che ha addirittura una storia più complessa rispetto a Goku. Anzi, è vero che è una storia un po' più complessa, un personaggio un po' più tridimensionale, quindi vorrei tanto cercare di capire perché non ce la fa mai. Comunque, da Fede è tutto, stay nerd e al prossimo video!